Ciao, sei un acquirente di un immobile che sta provando a comprare un appartamento, un negozio senza agenzia? Hai formulato una proposta di acquisto e il proprietario ti ha fatto una controfferta? Ecco, in questo video ti spieghiamo come funziona il meccanismo del rilancio. Ciao, sono Leonardo Raso, titolare della LR Immobiliare Agenzia di Roma, specializzata nella vendita e locazione di immobili residenziali e commerciali in tutta Roma e provincia. Svolgo questa attività da oltre 20 anni e con questo video vorrei spiegare cosa succede quando un proprietario di un immobile, che sta vendendo eventualmente anche senza agenzia immobiliare, riceve un'offerta scritta da un acquirente, nella quale appunto il potenziale acquirente ha indicato le sue condizioni per procedere a comprare quel determinato immobile. Spesso succede che il proprietario lette le condizioni dell'offerta, le accetta quasi tutte, ma su alcuni aspetti vuole apporre delle modifiche. Esempio banale, l'acquirente ha proposto 300.000 euro per comprare l'immobile, il proprietario ne sta chiedendo 350.000, è disposto a trattare un po' sul proprio prezzo, ma non è disposto ad arrivare fino a 300.000. Quindi accetta che magari il raggiro venga effettuato entro 6 mesi, accetta anche le modalità di pagamento di quel prezzo, ma non accetta il prezzo. Quindi scrive nella proposta che accetta la stessa a condizione che il proponente porti la sua offerta a 320.000 euro. E a quel punto che succede? Ovviamente siamo in presenza di una controfferta. Quindi la prima offerta formulata dall'acquirente non è stata accettata dal proprietario, nel senso che è vero che lui ha scritto che accetta, ma ha precisato che accetta a determinate condizioni. Una di queste condizioni è, nell'esempio che stiamo facendo noi, quella che il prezzo venga rivisto dall'acquirente. E se l'acquirente non vuole dargli quei 320.000, se l'acquirente non accetta di arrivare a quel tetto massimo, magari sì, vuole andare un pochino incontro, ma non arriva. Quindi cosa succede? Allora, è ovvio che se l'acquirente è intenzionato a comprare, è intenzionato a prendere in considerazione la controproposta al proprietario, basta a quel punto che firma per propria, diciamo, approvazione della controfferta, a quel punto si procede alla consegna della caparra confirmatoria e l'affare è concluso. Ma spesso capita anche che l'acquirente non accetti la controfferta del proprietario, perché magari non è solo una controfferta in termini di prezzo, magari sul prezzo abbiamo raggiunto l'accordo, proprietario e acquirente sono d'accordo su quel determinato prezzo, ma non sono d'accordo sulle tempistiche. Il proponente, l'acquirente ha bisogno di casa subito, magari entro 30 giorni, è pronto già con i soldi a comprare. Il venditore ha messo in vendita casa sua, ma ancora non ha trovato la nuova casa dove spostarsi, magari con la sua famiglia, magari ha dei bambini piccoli, ha bisogno di tempo. Ecco, in quel caso l'accordo va più che altro organizzato sugli aspetti temporali dell'offerta. Quindi il proprietario potrebbe dire: accetto il tuo prezzo di 300.000, ma se mi dai 7 mesi di tempo per arrivare al roggito, perché altrimenti non so come fare, non so dove andare a dormire. Poi su questo, diciamo, ci sarebbe da dire che un agente immobiliare professionista, proprio grazie alla sua capacità di negoziazione, saprebbe come riuscire ad avvicinare le parti su aspetti che magari a chi non è del mestiere possono sembrare insormontabili. Però, ecco, la cosa importante su cui bisogna concentrarsi è che, formulata un'offerta scritta di acquisto, questa diventa efficace solo se il proprietario l'accetta così come è stata formulata. Nel momento in cui il proprietario modifica qualche termine di quella proposta, non è automaticamente una proposta conclusa, un affare concluso, ma è una controfferta, una controproposta. Perché si
diciamo, si traduca in un affare giuridicamente valido, l'acquirente deve firmare e accettare per iscritto le modifiche proposte dal proprietario, e non solo questo, ma deve mettere in condizione il proprietario di conoscere in maniera certa, quindi in maniera scritta e formalmente valida, la sua accettazione della controproposta del proprietario, in modo tale che l'affare possa essere concluso, procedendo poi subito dopo alla consegna della caparra confirmatoria, che appunto permette proprio di cristallizzare l'accordo da un punto di vista giuridico. Come immaginate, non è una procedura semplice, non è una procedura che si può imparare leggendo qualche cosa su Google o su altri siti di informazione immobiliare. Il consiglio è quello di affidarsi a degli esperti e soprattutto a rinunciare al fai da te, che può essere invece foriero di molti contenziosi. Per approfondimenti puoi contattarci nei nostri recapiti che trovi sul nostro sito lrimmobiliareroma.it o su tutti i nostri canali social. Se questo video ti è piaciuto, puoi mettere un click sulla campanella, puoi iscriverti al canale, metti anche un mi piace sul video, e così potrai anche seguirci con i prossimi video che andremo a pubblicare. Da Leonardo Raso, buon immobiliare a tutti!